Rassegna stampa di giovedì 28 luglio, bentornati insieme alla redazione di ETV, mezz'ora per guardare insieme i titoli dei principali quotidiani del territorio, Corriere Adriatico e Resto del Carlino e anche i titoli delle testate nazionali per dare un occhio a cosa è successo non solo nelle Marche ma anche nel nostro paese e fuori. Ma iniziamo subito con la prima pagina del Corriere Adriatico di Ancona, vediamola insieme, eccola qua. Oggi un'ampia pagina dedicata al capoluogo con i lavori, sia il titolo di testa che la fotografia. Allora leggiamola insieme. Waterfront, ora si parte dal sacello medievale alla piazza, riaffiora la soglia di Ancona, affidato l'appalto, i lavori al via da settembre, si comincia da via Rupi e dalla casa del capitano, previsti 3 stralci per la ricucitura tra porto e città. E poi la fotografia dedicata a Via della Loggia, però col problema del semaforo fantasma, luci spente, nuova viabilità solo dopo l'estate e appunto il semaforo che resta spento. Ma ora andiamo subito però a vedere l'articolo del Corriere Adriatico di spalla dedicato alle elezioni, verso il voto anche Ricci resta a Pesaro e in regione porte girevoli, la decisione era già nota, quindi dopo il sindaco di Ancona Mancinelli che ha detto che non si candiderà, anche Matteo Ricci di Pesaro ha dato l'annuncio ufficiale ieri, appunto scrive il Corriere Adriatico, è arrivata l'ufficialità, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci non si candiderà alle politiche, il PD dovrà ora mettere a punto una rosa di nomi depotenziata dall'uscita di scena dei suoi primi cittadini forti, dicevamo appunto Mancinelli e Ricci, punterà molto sui consiglieri regionali, c'è già chi tra i primi dei non eletti alle regionali 2020 pregusta un posto al sole a Palazzo Leopardi, dunque piano piano si delinea la scelta dei possibili nomi in vista delle elezioni. Ecco, vediamo anche le pagine interne del Corriere dedicate alla politica con insomma anche il cronoprogramma del PD, ieri c'è stato il vertice, oggi le direzioni provinciali ad Ancona e Pesaro per definire la rosa dei nomi, quindi ne sapremo qualcosa di più in giornata tra il 9 e l'11 agosto, quindi comunque a breve la direzione nazionale del PD approverà le liste dei territori, entro fine settimana verranno definite le candidature in tutte le province. E invece per quanto riguarda poi la giunta, proseguiamo porte girevoli in regione, chi tifa per i consiglieri cercando un posto al sole, da Lodolini a Minardi, primi dei non eletti nel 2020 ci sperano, questo scusate è il consiglio non la giunta, quindi i consiglieri non eletti ora sperano di subentrare a chi eventualmente andrà a Roma. Ma torniamo velocemente in prima pagina per vedere anche insieme tutte le notizie brevi, quindi la cronaca da Ancona, taglierino al collo, caccia a 3 bulli, nella gang c'era pure una ragazza, le indagini dei carabinieri per risalire agli aggressori dell'attentata rapina in via Monte Grappa. E sempre per la cronaca, una coppia litiga, lui cerca di dividerli, quindi un bel gesto ma viene steso con un pugno, il quarantenne degli archi voleva difendere una donna dall'ira di un altro uomo che però lo ha colpito in pieno volto. E sempre questo ad Ancona ovviamente, invece ci spostiamo a Sinigallia, sempre per la cronaca, la polizia locale falcidiata dal Covid, pochi vigili, 6 sono out, addirittura 6. In taglio basso, il maltempo ieri ha colpito soprattutto il sud e le aree interne della regione, ma i problemi ci sono stati anche qua ad Ancona, in particolare in spiaggia a Mezzavalle. Fuggi fuggi sotto il diluvio, in 32 ostaggi a Mezzavalle, lo stradello per la risalita diventa impraticabile, soccorsi dal mare e portati in salvo a Porto Novo.
sono stati attimi di tensione quelli vissuti ieri a Mezzavalle da 32 bagnanti rimasti bloccati nella baia senza possibilità di risalire lo stradello reso viscido dalla pioggia. I sommozzatori e il nucleo nautico dei pompieri sono intervenuti via mare prelevando appunto le 22 persone rimaste bloccate e portandole in salvo, sane e salve a Porto Novo. Ci spostiamo poi in taglio basso con questa notizia di cronaca giudiziaria che arriva da Falconara e dal Tribunale di Ancona, dove potrebbe iniziare il processo, almeno adesso insomma la Procura ha chiuso l'inchiesta sulle esalazioni api. Il Comune si costituirà parte civile. Allora andiamo a vedere anche nel dettaglio, pronto a scendere in campo a tutela dei cittadini in caso di rinvio a giudizio, è quello che ha affermato il comune sulla vicenda. Ecco, abbiamo ritrovato la pagina, la vediamo insieme. La giunta comunale si costituirà parte civile se si dovesse aprire il processo contro i vertici della raffineria API. Le accuse formulate dalla procura nell'inchiesta scaturita dall'incidente dell'11 aprile 2018, afferma il sindaco di Falconara Stefania Signorini, prefigurano ipotesi di reato molto gravi, offrono una ricostruzione degli eventi in cui la sicurezza e la tutela dell'ambiente sarebbero state sacrificate all'esigenza di risparmio. In attesa quindi che la giustizia faccia chiarezza, la giunta comunale ha deliberato di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento che potrebbe dunque iniziare, e quindi vedremo poi nei prossimi giorni come andrà questa vicenda. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda Ancona, e allora ci spostiamo insieme a vedere la prima pagina del Corriere Adriatico di Ascoli. Titolo dedicato al maltempo che, come dicevamo, ha flagellato soprattutto il sud della regione. Piceno infatti flagellato dal maltempo, chicchi di grandine come palline da tennis danneggiano auto, capannoni industriali e la pinacoteca. Chiesto alla regione lo stato di calamità naturale, colpiti anche l'oliva tenera DOP ed ettari di vigneti. Veramente una grandinata che adesso andiamo a vedere anche le foto che riporta Corriere Adriatico insieme. Eccole qua le foto dei danni. Come vedere, sottopasso allagato, auto intrappolata, vetri rotti, persino in pinacoteca, carrozzerie dei veicoli ammaccate. Come potete vedere, le foto sono molto chiare del disastro che si è, questi chicchi di grandine che si è abbattuto sulla nostra regione e soprattutto sulla provincia di Ascoli. Ieri la foto con i chicchi di grandine, prima la siccità, poi il maltempo, è un problema anche per l'agricoltura. Ad Ascoli dicono colpita l'oliva tenera ascolana. Ma ora torniamo di nuovo in prima pagina per vedere velocemente anche le altre notizie. La fotonotizia dedicata al calcio e all'Ascoli, l'impresa dei bianconeri decide botteghin 0-1, l'Ascoli batte la Roma e Dybala. E poi vediamo le brevi, la Quintana di Ascoli, i bambini sfileranno nel corteo, si accoderanno al ritorno all'ultimo sestiere. È una novità firmata dal coreografo Isopi, insomma una bella occasione anche per i bimbi. E invece sempre da Ascoli una buona notizia, sbloccati i cantieri per Colonnata e via Lungo Tronto, i lavori quindi sono stati affidati all'impresa, ci sarà una piazzetta nella frazione di Colonnata, si tratta di un investimento da oltre 1 milione di euro per il rifacimento del piano stradale di via Urbino. La cronaca invece arriva da San Benedetto, picchia i carabinieri dopo aver occupato un appartamento.
E infine, sempre cronaca, ma riguardo ai problemi della sanità, sempre da San Benedetto. Pronto soccorso in tilt, il direttore va in corsia. Pazienti Covid lasciati nelle ambulanze, gli operatori minacciano proteste di piazza. Il pronto soccorso va in tilt, il direttore dell'area vasta 5, Massimo Esposito, scende addirittura in reparto a smistare i pazienti. Questo è quanto avvenuto martedì pomeriggio in una di quelle giornate da bollino rosso per l'emergenza San Benedettese, dove i numeri oscillavano tra i 35 pazienti all'esterno e i 25 all'interno. Quindi, insomma, ancora problemi per la sanità, purtroppo. E invece, proseguendo per quanto riguarda la cronaca, l'ultima breve, i problemi dell'asilo Merlini è in crisi finanziaria. Sono state richiamate addirittura le monache per tentare di dare una mano a livello di personale. Ed ora abbiamo terminato di vedere il Corriere Adriatico di Ascoli, ci spostiamo a Fermo. Il titolo di testa dedicato al concerto di Jovanotti che arriverà a Fermo il venerdì e sabato prossimo, il 5-6 agosto. 30.000 per Jovanotti, il 5-6 agosto l'atteso concerto sulla spiaggia di Lido di Fermo. Ultimo rebus sui parcheggi, sosta garantita comunque a residenti e turisti e si cercano altri spazi. Ancora però le riserve da parte degli ambientalisti per quanto riguarda l'uso della spiaggia di Lido di Fermo. E poi la fotonotizia dedicata al maltempo che, come abbiamo già visto prima, mette in ginocchio l'agricoltura, dunque prima la siccità, poi purtroppo il maltempo, bomba di grandine sulla siccità. Per le brevi invece, Fermo, dispersione scolastica, è emergenza dopo la pandemia, a 16 anni scatta la crisi e questo è uno dei problemi, anche se sono in arrivo 900.000 euro per progetti che consentano di arginare il fenomeno. A Torre San Patrizio invece l'eredità di Romano, l'imprenditore scomparso a gennaio, ha lasciato 600.000 euro al comune per anziani e disabili, quindi un bellissimo regalo. Sant'Elpidio a Mare, centro-sinistra fuori dal ballottaggio, c'è il ricorso al TAR. Scadevano ieri i termini per presentare il ricorso al TAR Marche sull'esito delle ultime elezioni e proprio a fil di sirena all'ultimo giorno il candidato sindaco Fabiano Alessandrini ha deciso di fare ricorso. Ricorderete che era stato perso il ballottaggio per un unico voto, quindi adesso deciderà il TAR. In taglio basso ancora tiene banco la questione del doppio senso e della sosta sul lungomare di Porto San Giorgio. A Porto San Giorgio da oggi la nuova viabilità, annunciati i controlli dei vigili nella zona nord. A partire da oggi è operativo il doppio senso di circolazione sul lungomare nord con l'apertura del maxi parcheggio. Per la prima settimana il parcheggio verrà monitorato da una pattuglia della municipale che controllerà il flusso veicolare visto il cambiamento importante. Buone notizie per sportivi e non solo invece che arrivano da Cretarola, quindi sempre da Sant'Elpidio, terminato il campetto da basket. Ed ora ci spostiamo velocemente invece alla pagina di Macerata, eccola, vediamo da insieme. Mercato troppo dispersivo, lo shopping non decolla, Macerata in Piazza della Libertà e nel centro storico, la gente fa fatica a raggiungerci. Tra gli ambulanti c'è chi spinge per andare in corso Cavour, chiesto un incontro con l'assessore Laviano. La fotonotizia del Corriere Adriatico di Macerata, dedicata anche qui al maltempo che ieri si è abbattuto sulla nostra regione, grandi disagi anche nel maceratese, tempesta di pioggia e grandine, poi all'interno gli approfondimenti. E invece per le brevi, Macerata mense biologica, arrivano 50.000 euro dal Ministero per i servizi scolastici. L'obiettivo è quello di mantenere gli standard elevati del servizio e i costi per le famiglie. A Porto Recanati invece stop all'abbandono selvaggio dei rifiuti, arriveranno le multe, dice Riccetti.
Specialmente, diciamo, via Campanella, l'assessore annuncia una nuova isola ecologica, stop ai vecchi cassonetti, insomma, si lavora molto sulla raccolta dei rifiuti. Sempre la notizia di Torre San Patrizio, che abbiamo visto, lascia in eredità 600.000 euro al comune natio, e poi in taglio basso la rapina all'autogrill di Tolentino, di cui vi abbiamo parlato alcuni giorni fa. Convalidati i due fermi, entrambi per ora restano in carcere. I banditi si erano presentati all'apertura proprio alle prime ore poco dopo l'alba, con uno con il casco, uno con la parrucca, minacciando la cassiera. Rapina a mano armata in autogrill, fermi convalidati, entrambi gli autori restano in carcere a Montacuto. Per il corridoniano di 54 anni, il GIP Giovanni Manzoni ha concesso gli arresti domiciliari con il bracciale elettronico, per cui finché non ci sarà la disponibilità del dispositivo, però resterà in carcere. E in breve lo sport invece. Steve Hackett, la leggenda, arriva a Porto Recanati, quindi una bella notizia per incontrarlo. Ed ora da Macerata ci spostiamo alla prima pagina di Pesaro, vediamola insieme. Ovviamente titolo di testa dedicato al sindaco Matteo Ricci: guiderò Pesaro fino all'ultimo. Ricci rinuncia alla candidatura in Parlamento, non lascio la città in mano a un commissario e la sua attività nazionale prosegue, porteremo a Letta i 5 punti programmatici dei sindaci. E poi la fotonotizia, fuoco in farmacia, l'incendio di ieri alla Peroni in via del Novecento, colpa del frigorifero, incendio comunque domato, come potete vedere dai bravissimi vigili del fuoco. Vediamo insieme ora le brevi. Fosso Ombrone, droga in camera da letto, arrestato, giovane arrestato per spaccio. E poi invece a Pesaro, cavalcavia, si blocca l'iter per il restyling, passaggio in giunta per il sì al progetto, intanto sopralluogo dei tecnici del comune per riqualificare il sottopasso di via Cappuccini. E poi ci spostiamo a Fano, museo della marineria dell'ex asilo, la giunta scommette sul Manfrini e ci crede, arrivano fondi e cronoprogramma, il grande edificio tornerà fruibile nel 2024. E invece di spalla, ovviamente la notizia di Ricci delle altre edizioni è stata spostata in apertura e quindi si parla invece della mobilità più green. Ora sui treni arriva l'area bike, una mobilità sempre più green. Da ieri sono in circolazione sulle linee regionali delle Marche nuove carrozze interamente dedicate al servizio bici, capaci di ospitare fino a 64 biciclette ognuna. 8 treni al giorno dotati di area bike sulle linee Ancona Fabriano e Ancona San Benedetto, che offrono l'opportunità agli amanti delle due ruote di muoversi in totale libertà. E invece in taglio basso ci spostiamo a Pesaro. Rocca Costanza è il ROF, il sogno di realizzare archivio di Stato e museo, tributo a Dario Fo. L'accordo rafforzerà il protocollo già siglato. Archivio di Stato e museo dedicato a Dario Fo e Franca Rame, si rafforza il protocollo siglato a suo tempo per la rinascita di Rocca Costanza. Spunta anche l'idea di spazi per il Rossini Opera Festival e le risorse aumenteranno. Quasi 8 milioni di euro. E poi la breve in taglio basso dedicata allo sport, alla VL in salita, start a Trieste, torna Moretti che dice faremo bene. E questa era la prima pagina del Corriere Adriatico di Pesaro. Ora velocemente apriamo invece il resto del Carlino. Prima pagina di Ancona, inchiesta api, i sospetti su odor.net. Per il PM il sistema di segnalazione dei cattivi odori da parte dei cittadini era volutamente non funzionante. Lo leggiamo anche insieme. Nel mirino della procura il sistema di rilevamento dei cattivi odori, pagato dall'API e dall'ARPA, ma volutamente sottoutilizzato.
Odor.et non aveva e non ha la pretesa di risolvere il problema ambientale di Falconara, ma può essere un valido aiuto, un sistema che attraverso un'app consente ai cittadini di diventare sentinella segnalando cattivi odori provenienti dall'APL, da altre industrie. Bella idea, scrive il Carlino, a patto che funzioni. La procura di Ancona, che ha chiesto il rinvio a giudizio di 18 persone, l'abbiamo visto prima, nell'ambito dell'inchiesta Oro Nero sulla fuoriuscita del 2018, al sospetto che Odor.net sia un bluff, anzi più che un sospetto, visto che lo scrive nell'avviso di chiusura indagini notificato a 17 dirigenti e tecnici della raffineria API e all'ex direttore dell'ARPAM. Quindi anche su questo sistema ci sono dei dubbi. Ma ora torniamo un attimo, ecco, alla prima pagina, che ingrandiamo insieme e vediamo. Ecco, ora la fotonotizia dedicata ai naufraghi, si fa per dire di mezza valle, i 32 bagnanti sorpresi dal maltempo di ieri, tratti in salvo dai vigili del fuoco, portati in barca a Porto Novo. Ovviamente erano impossibilitati a causa del maltempo a tornare via terra attraverso il sentiero divenuto impraticabile. E poi di spalla la politica verso le elezioni. Il segretario PD ufficializza le primarie il 27 novembre, dunque erano previste per la settimana prima, slittano dal 13 novembre, se non sbaglio, al 27 novembre, per dare comunque la possibilità ai candidati di svolgere la propria campagna elettorale. E poi, dopo l'incidente in scooter di Osimo, uno scooterista di 47 anni che è morto purtroppo scontrandosi con una Fiat Panda. Ciao Marco, sarai sempre con noi. A Senigallia il sindaco, il sistema tira dagli incroci, non escludo altri in arrivo, quindi ancora automobilisti attenti per i semafori intelligenti. E poi gli spettacoli in taglio basso. Aprirà il Festival Pergolesi Spontini, il sound dell'orchestra di Piazza Vittorio. E invece la Mole diventa scrigno di bellezze di eventi clou, da acusmatica a sconcerti. L'assessore Marasca, arrivano artisti di grande livello. Manuel Agnelli e il POM saranno in concerto l'11 agosto. E poi da Ancona ci spostiamo alla prima pagina di Ascoli Fermo. Grandine evento, auto disintegrate, quindi titolo di testa dedicato al maltempo, temporale di portata storica su Ascoli, sulla vallata, danni ingenti, lucernai sfondati e alberi in strada. E diamo un'occhiata, anche se riusciamo, anche alle foto, così come quelle del Corriere Adriatico, anche quelle del Carlino, ma così anche noi vi abbiamo mostrato ieri le immagini del maltempo. Chicchi grandi come pesche si sono abbattuti sulle città e sulla vallata, facendo molti danni. Folignano valuta lo stato di calamità. Vedete i chicchi, addirittura emblematica questa foto del parabrezza di un'autovettura messo così. Ed ora torniamo però indietro, perché velocemente diamo un occhio alla prima pagina di Ascoli Fermo. Da un lato la grandine del vento, dall'altro il problema della grande sete. Coldiretti, la grande sete, il maltempo e crisi del clima. Da una parte grandine e vento forte, dall'altra la siccità che continua a bruciare pascoli e raccolti. La grandine è l'evento climatico più temuto dagli agricoltori, spiega Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, perché è capace in pochi minuti di distruggere le coltivazioni, proprio come l'ondata di maltempo di oggi. Le polizze assicurative sono diventate indispensabili per fare agricoltura con questa situazione, tuttavia sono ancora troppo poche le aziende coperte nelle Marche, dove appena il 13,5% della superficie agricola è coperto dalla polizza. Le aziende devono convincersi ormai che il clima è cambiato, questi eventi non sono più eccezionali, non esiste altro modo per essere risarciti. E poi ora ci spostiamo però alla fotonotizia.
la droga dei concerti, quindi insieme agli eventi estivi purtroppo gira anche la droga, controlli mirati della finanza nelle auto, sequestrati anche cocaina ed ecstasy in sole 5 giorni. Grazie alle unità cinofile è stato possibile individuare 200 grammi di sostanze e segnalare 46 assuntori con una foto che arriva dalla Guardia di Finanza di Fermo. Ci spostiamo per le brevi di spalla velocemente. Capodacqua a 6 anni nel cratere, quindi a 6 anni dal sisma, ripristinata l'illuminazione nel borgo simbolo Capodacqua, ovviamente il borgo sulla in provincia di Ascoli Piceno verso il Lazio, sulla Salaria. Invece ci spostiamo a San Benedetto, consumo di suolo, la città resta prima in regione. Per quanto riguarda Fermo, turismo green, nuovo percorso naturalistico a Fonte Fallera. Ci spostiamo velocemente in taglio basso con gli spettacoli. Quintana di Ascoli, opera di Cemac, critiche, questo palio non piace e comunque c'è sempre da discutere. E poi a Sant'Elpidio a Mare ecco il Jazz Festival, arriva l'apertura con gli Annacci, continuano quindi gli eventi estivi. Velocemente la prima pagina di Macerata, ancora nel titolo di testa, lo ammetto, ho rapinato l'autogrill, ha confessato uno dei due arrestati per l'irruzione di sabato scorso, scena muta del presunto complice, ovviamente il raid all'autogrill di Fabriano. La fotonotizia dedicata al problema dello spopolamento delle aree interne, sisma e Covid, calano i residenti e le imprese non solo nelle aree del cratere, si parla ovviamente della provincia di Macerata, perdono abitanti in Macerata e tutte le località più grandi, cresce solo Porto Recanati, nel paese di Peppina, quindi Fiastra non c'è più nessuno, fuga di addetti dal manifattoliero e dall'edilizia, e non sono purtroppo notizie positive, anzi. Ci spostiamo ora di spalla, ma prima torniamo anzi velocemente in taglio alto. Recanati, non ho occupato la casa, mi ritrovo sotto processo, la cronaca, e poi dal Consiglio di Stato, esami falsificati, annullata la revoca della laurea. E velocemente guardiamo un attimo ancora la notizia sul maltempo, bombe d'acqua e grandine nel mercato allagato, e purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi noi ci rivediamo tra poco, non cambiate canale.